Namaste. Benvenuta alla pratica di oggi. Oggi andremo a fare una pratica con un mantra che non abbiamo mai cantato. Ed è un mantra dedicato a una deità femminile nel contesto yogico. Sarasvati. È uno dei devi imputato alla musica, all'arte, a tutto ciò che è l'aspetto creativo del sé. E questa pratica è ottima anche durante il ciclo, perché andiamo ad attivare esattamente quegli aspetti femminili, intuitivi e creativi nel nostro flusso energetico. Ci portiamo in una posizione comoda, seduta, qualsiasi essa sia. Ischi ben ancorati a terra, schiena dritta, spalle aperte. Iniziamo ad osservare. Osserviamo noi stessi. Osserviamo come ci sentiamo, se ci sono rigidità nel corpo. Cerchiamo di dissolverle attraverso il respiro e attraverso l'osservazione cosciente. Al prossimo inspiro iniziamo a fare la respirazione addominale. Se vogliamo, portiamo la mano alla pancia per sentire l'addome che si gonfia ad ogni inspirazione e si sgonfia ad ogni espirazione. Questa si chiama anche Ganapati, il respiro di Ganesha. Stiamo calmando il sistema nervoso, stiamo usando il respiro per entrare in contatto e per equilibrare mente, corpo e spirito. Inspiro, gonfio, espiro, sgonfio. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. Continuiamo. Ascoltiamo il nostro ritmo del respiro. E senza interruzioni, inspiriamo ed espiriamo. Ultime due respirazioni addominali. E poi passiamo alla respirazione yogica completa. Inspiro, gonfio la pancia, gonfio il diaframma, gonfio il petto. Espiro, sgonfio il petto, diaframma, pancia, risucchio indentro. Inspiro, gonfio, tre fasi. Diaframma. Petto. Espiro, petto. Diaframma. Pancia. Ancora tre volte da sola. Osserviamo come il respiro cambia in noi qualcosa. Al prossimo inspiro portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci
ci prepariamo ad intonare tre om di apertura per la pratica di oggi. Inspiro. Sentiamo la frequenza dell'Om che ci eleva. Teniamo le mani in Namaskar Mudra e ci prepariamo ad intonare il mantra di oggi che è la nostra Sankalp Shakti, la nostra intenzione creativa. Definiamo un'intenzione nell'ambito delle arti, dell'intelletto. Qualcosa che oggi vogliamo fare per nutrire l'aspetto creativo del sé, l'aspetto femminile. Mettiamo di lato le critiche interiori e sentiamo stima e amore verso noi stessi. Invochiamo l'energia di Sarasvati per risvegliare gli aspetti artistici che sono in noi. Canterò io il mantra due volte e poi lo intoniamo insieme. Om Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Inspiro. Om Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Più forte. Om Sarasvati Namah. 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 Iniziamo ad abbassare il tono della voce. Om Sarasvati Namah. 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 Fino a bisbigliare. E poi intonarlo silenziosamente dentro di noi. Stiamo piantando l'intenzione. L'intenzione che attraverso il nostro sé creativo ci ricollega alla nostra verità, a chi siamo veramente. Qualsiasi forma di creatività
È un importantissimo strumento di espressione personale, sia esso attraverso le parole, attraverso il colore, attraverso le forme, attraverso il movimento. Sono tutte forme indispensabili per trovarci e per essere. Divenire. Portiamo le mani alle ginocchia. Iniziamo a svegliare la colonna, movimenti sinuosi verso destra e verso sinistra. Muoviamo solo il busto del corpo, insieme al collo, tutta la parte bassa del corpo è ferma, appena ancorata a terra. Cerchiamo di rilasciare le tensioni che ci sono nella colonna vertebrale, di ridargli la flessibilità, che è la sua natura più intrinseca. Cerchiamo di immaginare il flusso di un fiume e il nostro movimento mima le sponde create dal fiume, che scende dalla montagna per poi sfociare su un grande oceano. Noi stiamo attraversando attraverso il movimento questo passaggio per ritrovarci nell'oceano, nel grande e vasto mare della creatività universale, della Shakti. Ritorniamo al centro e andiamo a fare i cerchi verso destra. Inspiro in avanti, espiro indietro, ci inarchiamo bene. Cerchiamo di fare dei cerchi grandi, profondi, consapevoli, che vengono seguiti dal respiro. Anche qui. Ricordiamo i movimenti della natura e ci ricolleghiamo ad essi. Il cerchio è una forma geometrica antica, importante, che rappresenta l'equilibrio, l'infinito, ciò che anche noi siamo nella nostra natura espansiva, animica. Ancora due giri da questo lato. E al prossimo espiro ci spostiamo verso il lato opposto, perché lavoriamo su entrambe le direzioni, sugli opposti, in modo da trovare l'unità in questi opposti. Anche qui creiamo cerchi grandi, dove il movimento e il respiro si uniscono. Sentiamo il compimento delle due direzioni. E poi ritorniamo al centro, schiena dritta. Inspirando andiamo su con le braccia, ci allunghiamo verso l'alto e cerchiamo di andare su alternando una mano e poi l'altra, come se cercassimo di prendere qualcosa nell'alto e di salire. Ci stiamo stirando per bene, destra, poi sinistra. Inspiro, trattengo
E invece di espirare, scendendo con le braccia, facciamo un Brahmari. Respiro profondo, inspiro su di nuovo con le braccia, espiro, andiamo sul lato destro, possiamo appoggiare la mano oppure tutto l'avambraccio. L'importante è che non cadiamo in avanti, rimaniamo in linea. Allunghiamo bene il braccio sinistro e guardiamo la mano sinistra, poi chiudiamo gli occhi. Respiro. Un Brahmari qui, inspiro. Premo a terra con la mano destra, inspiro, torno al centro, mi allungo, espiro, scendo sul lato opposto, facendo la stessa variante che abbiamo fatto sull'altro lato. Entrambi gli ischi sono ben ancorati a terra. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo le spalle, respiriamo. Om Sarasvati Namah. Ci prepariamo per un Brahmari. Inspirando torniamo al centro e adesso espirando facciamo una torsione verso il lato destro, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra appoggiata a terra dietro. Guardiamo oltre la spalla destra e respiriamo. Schiena dritta. Chiudiamo gli occhi. L'impulso creativo non è altro che una forma di energia che si muove attraverso il corpo e che viene veicolato da energie elevate, da ciò che spesso denominiamo ispirazione, muse. Se impariamo a veicolare questa energia, a permettergli di fluire, la creatività in noi sboccia come un fiore di loto. Facciamo un Brahmari qui, inspiro. E al prossimo inspiro, ritorniamo al centro, ci allunghiamo verso l'alto. Espiro, rotazione verso il lato opposto, sinistra. Impostiamo la posizione, schiena dritta, corpo rilassato, viso rilassato. E respiriamo profondamente la torsione. In fin dei conti siamo frequenze, così come lo sono i nostri impulsi creativi, i colori, la realtà che ci circonda. Anche il nostro sistema energetico, schematizzato con i chakra, segue le regole e gli elementi di
questa nostra creatività. E se lo pensiamo, la stessa parola creatività ci ricollega all'atto della creazione dell'universo, del mondo, della nostra nascita. Al prossimo inspiro un brammeri. Inspirando, ritorniamo al centro, ci allunghiamo verso l'alto. Espirando, questa volta andiamo in avanti senza tirare su gli ischi da terra. Ci impostiamo bene nella postura e possiamo rimanere con gli avambracci oppure scendere in avanti e portare la testa, appoggiarsi sulle mani oppure allungare le braccia in avanti e permettere alla fronte di rilassarsi sul tappetino. Scegliamo l'opzione più adatta a noi, un'opzione che non ci dia fastidio, che ci permetta di lasciarci andare completamente. Respiriamo profondamente. Om Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Prossimo inspiro, guardo in avanti e cammino delicatamente indietro con le mani. Andiamo ad uscire dalla posizione seduta e portiamo i piedi alla distanza del tappetino e andiamo a fare questo movimento solito a destra e a sinistra per svegliare un pochino tutta la parte bassa del corpo che è stata seduta a lungo. Con delicatezza, senza fretta. Spesso ci ritroviamo a fare le azioni quotidiane con molta fretta e questo ci disconnette di noi stessi, altera il sistema nervoso, e ritorniamo al centro. Allunghiamo bene le gambe di fronte a noi, piedi a martello, inspiro su. Espirando ci facciamo cadere in avanti, prima con la pancia e poi con il resto del corpo. Possiamo prenderci le caviglie, la parte esterna dei piedi, oppure in avanti. Ascolta prima il tuo corpo e poi me. Senti il tuo limite e rispettalo. Ci lasciamo cadere in avanti. E ci prepariamo qui per tre brambri. Rilassiamo le spalle, rilassiamo il viso. Inspiro. Ultimo.
Inspirando, guardiamo in avanti. Espiro. Inspiro delicatamente e torno su. Da qui andiamo ad aprire le gambe fino a dove il corpo lo consente. Ascoltiamo il limite e possiamo o rimanere qui oppure iniziare a scendere in avanti. Senza fretta, possiamo fare qualche respiro in un punto e poi se sentiamo che possiamo approfondire, iniziamo ad approfondire. I piedi sono a 90 gradi. Respiriamo. Om Sarasvati Namah. Ci prepariamo qui per tre Brahmari. Inspiro. Profondo. Inspirando, torniamo su delicatamente. Poi portiamo la mano destra verso il lato destro, guardando verso l'alto, si poggia a terra e ci allunghiamo. Possiamo rimanere qui oppure, se non collassiamo in avanti, possiamo avvicinarci quanto più possibile al piede destro. Spalle rilassate, petto aperto. Respiriamo. Om Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Prossimo inspiro, premiamo a terra, ci riallunghiamo verso il centro. Espiro, scendo sul lato opposto, stessa variante in modo da mantenere una simmetria, un equilibrio. Respiro. Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Inspirando torniamo su. Espirando scendiamo con le mani. Pieghiamo solo la gamba destra verso l'interno dell'inguine sinistro e poi guardiamo verso la gamba sinistra spostando il bacino. Inspiro su ed espirando scendiamo in avanti fino a dove il corpo lo consente. Ci possiamo prendere la gamba, la caviglia o il piede. Respiro e ci lasciamo andare completamente in avanti. Abbandono. Abbandono del controllo. Abbandono dei giudizi, delle critiche, di tutte quelle vocine interne che a volte ci dicono che è stupido fare qualcosa o che non siamo bravi abbastanza.
Siamo tutti esseri splendidi, unici e creativi. Umbra, amri qui, inspiro. Prossimo, inspiro, guardiamo in avanti, espiro. Inspirando delicatamente, risaliamo su. Riapriamo la gamba destra e andiamo a chiudere quella sinistra. Giriamo il bacino verso il lato destro. Inspiro su, espiro, scendo in avanti. Stessa variante che abbiamo fatto sull'altro lato. Respiro, ci lasciamo andare. Quelle vocine che spesso sentiamo in noi sono le paure che gli altri hanno avuto su se stessi, che ci hanno trasmesso, e che noi stessi abbiamo attraverso l'ego, attraverso la percezione che siamo esseri piccoli e finiti, mentre la nostra natura è molto di più, è espansiva, infinita, grandiosa. Al prossimo inspiro. Ci prepariamo per Umbra Amri. Inspiro. Om Sarasvati Namaha. Inspirando, guardiamo in avanti, espiro, inspiro, torno su. Portiamo entrambe le piante dei piedi a toccarsi e andiamo a fare il nostro massaggio nella parte interna della pianta del piede, facendo delle digitopressioni con i polpastrelli. Sentiamo. Ci sono delle zone dolenti. Stiamo massaggiando tutto il nostro apparato digerente nella zona centrale alta. E più ci avviciniamo al tallone e più ci avviciniamo all'apparato di escrezione urinaria. Per poter creare questi elementi sono indispensabili perché abbiamo bisogno di spazio. È come quando abbiamo finito di scrivere o di fare un disegno, abbiamo bisogno di una nuova pagina bianca per poterla riempire. E questa è la stessa cosa. Per dare spazio alla creatività, dobbiamo innanzitutto digerire ciò che è già accaduto, digerire ciò che sentiamo, ciò che mangiamo, ciò che introduciamo in noi sotto qualsiasi forma, stimolo, immagine, suono, odore. Solo così possiamo prendere una pagina nuova per riempirla con ulteriori elementi stimolanti, intuitivi e creativi. Da qui ci prendiamo la pianta dei piedi. Ci allunghiamo verso l'alto con la colonna e poi espirando scendiamo in avanti fino a dove il corpo lo permette. Non andare oltre il tuo limite, ascolta sempre il tuo corpo. Imposta bene la postura. Sentiti comodo in essa, ma senti anche la struttura. Stira e succhia.
confortevole, ma con una determinata forma che ci radica. Sentiamo bene l'apertura degli inguini. Immaginiamo come attraverso il respiro rilasciamo le tensioni in questa zona del corpo. Respiriamo. Sarasvati Namah. Om Sarasvati Namah. Ci prepariamo qui per tre Brahmari. Inspiro. Respiriamo profondamente. Sentiamo il rilascio delle tensioni. Il rilascio di ciò che non è stato digerito. E che ci permettiamo di recepire attraverso la pratica. Prossimo inspiro, torniamo delicatamente su. E adesso ci andiamo a distendere a terra per fare una serie di asana a terra. Distendiamo completamente il corpo a terra, ci sentiamo confortevoli. Facciamo un respiro profondo. Lasciamo andare. Mettiamo la mano sinistra sul petto e poi la destra. Cerchiamo di sentire il battito del cuore. Portiamo la consapevolezza. Questa azione che ci mantiene in vita, che pompa il sangue, il flusso creativo, le emozioni, tutto in noi. Ringraziamo il cuore per il suo lavoro interiore. Autonomo. Al prossimo inspiro portiamo la mano invece al plesso solare, la mano sinistra e poi la destra. E sentiamo qui il battito del plesso, del nostro nervo vago.
Respiriamo. Questa è la sede del chakra di Manipura, della nostra identità. Del nostro ego. Ma è anche il punto dove si accumulano le emozioni non digerite, ciò che non riusciamo a risolvere dentro di noi. Irradia dal plesso verso gli altri centri energetici. E spesso ci rendiamo conto di avere dei blocchi perché sentiamo dei piccoli dolori, fastidi, proprio in determinate aree del corpo. Come ad esempio quando sentiamo della rabbia o ci irritiamo, magari sentiamo una punzata al petto, oppure alla gola, o allo stomaco. Lasciamo andare ciò che non è stato digerito e lo trasformiamo in fluida energia, creiamo un nuovo spazio. Sarasvati Namaha. Le attività creative sono anche forme per permettere a queste energie di fluire. Di trasformarsi in una poesia, in un dipinto, in una storia. In una ceramica, in una manualità. L'energia fluisce verso le mani, attraverso il cuore, attraverso l'intuito di Ajna Chakra e si plasma in ciò che creiamo. Comprendiamo l'importanza di questi atti creativi. Comprendiamo perché quando vediamo qualcosa che si riflette in noi nella creazione di qualcun altro, ci emozioniamo. Perché è energia pura. Om Sarasvati Namaha. Om Sarasvati Namaha. Da qui andiamo a piegare le ginocchia delicatamente, portandole quanto più vicine alla zona dei glutei, manteniamo la colonna a terra e andiamo a fare il semiponte. Possiamo tenere a terra le palme delle mani in questo modo, oppure passare allo step successivo, chiudere le scapole e intrecciare le dita, oppure se ce la sentiamo, possiamo avvicinarci verso le caviglie e prenderle. Respiriamo. Espiro delicatamente, scendiamo giù. Rilasciamo la postura, premiamo a terra con le mani di nuovo e andiamo ad allungare le gambe a 90 gradi. E respiriamo.
Poi pieghiamo le ginocchia e ce le portiamo al petto, abbracciando le gambe al petto, ci dondoliamo verso destra e verso sinistra. Poi da qui, prendendoci le ginocchia, apriamo le gambe fino a dove il corpo lo consente, rilassiamo il corpo e respiriamo profondamente l'apertura degli inguini. Om Sarasvati Namaha. Ci prepariamo per due Brahmri qui. Inspiro. Respiriamo. Al prossimo inspiro, riportiamo le ginocchia ad unirsi e allunghiamo la testa verso le ginocchia in modo da distendere le vertebre del collo. E poi rilasciamo ed espirando ci sdraiamo per entrare in Shavasana. Ci assicuriamo di avere tutto il corpo ben disteso a terra, tutta la colonna. Puntiamo le mani verso l'alto, i palmi delle mani. E se vogliamo possiamo portare le mani in Jammudra, pollice e indice insieme. Cerchiamo di distendere il corpo e rilassiamo la fronte, rilassiamo gli occhi che sono costantemente sotto impulsi, stimoli. Chiediamo un momento di pace, di silenzio visivo. Rilassiamo il naso, le orecchie, la mandibola, rilassiamo i denti, la lingua, il collo, il petto. Rilassiamo il cuore che abbiamo ascoltato prima, i polmoni, il nostro plesso solare, tutto l'apparato digerente, le costole, le scapole, spalle, gomiti, braccia, mani, relax, rilassiamo il bacino,
le ovaie, il nostro apparato riproduttivo, le cosce, le ginocchia, i polpacci e finalmente i piedi. Sarasvati Namaha. Om Sarasvati Namaha. Iniziamo a muovere la testa, le dita delle mani, quelle dei piedi, tutto molto delicatamente. Al prossimo inspiro, allunghiamo il braccio destro oltre la testa, pieghiamo le ginocchia e ci spostiamo sul fianco destro del corpo. Respiriamo. Osserviamo le sensazioni, lo stato della mente, del corpo, dell'energia che fluisce. Siamo armonia, siamo equilibrio. Dobbiamo solo usare gli strumenti per riportarci nel nostro stato naturale di benessere. Al prossimo inspiro, premiamo a terra con la mano sinistra e ci portiamo nella posizione iniziale, seduta, su Sukhasana. Postiamo una posizione confortevole, con gli occhi chiusi.
E se vogliamo ci possiamo coprire la testa. Prepararci, entrare nella meditazione. Mani in Jammudra. Facciamo 7 Brahmri, uno per ogni chakra. E poi faremo una breve meditazione. Inspiro, primo chakra. Muladhara. Secondo, Svadhisthana. Vishuddhi. Sesto, Agya. Settimo, Sahasrara. Meditiamo portando l'attenzione al chakra del cuore, al petto, all'anima.
osserviamo il flusso di energia che stiamo creando. Attraverso l'attenzione. Quando mettiamo l'attenzione su un punto, su qualcosa, è come prendere l'obiettivo di una videocamera e osservare quel punto. E poi siamo in grado di modificare ciò che avviene in quel punto, di cambiare la disposizione dello spazio, di migliorarne l'equilibrio. Ed è proprio quello che stiamo facendo. Mettiamo la nostra lente sul nostro spazio interno. E attraverso l'energia creativa lo modifichiamo, lo rendiamo più accorto a noi stessi. Ci conosciamo e ci trasformiamo. Al prossimo inspiro portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare una Kanda Mantra, un Om e tre Shanti. Inspiro. Tatpadam darshitam yena tasmai shri guruve namah. Om shanti shanti shanti. Spieghiamo le mani, sentiamo il calore. Portiamo gli occhi, inspiro. Espiro, ci massaggiamo gli occhi, le tempie, le orecchie, il collo e qualsiasi zona del corpo dove vogliamo inviare un po' di prana, la nostra energia vitale. Namaste.